Simonetta Scheri, titolare della pizzeria Peperetta di Spetusa, ci ritroviamo qui a distanza di alcuni anni perché, come al solito, quando ci sono delle crisi, delle situazioni difficili, i primi a farne le spese sono i commercianti, gli esercenti titolari di attività. Adesso l'aumento dei costi dell'energia si sta riversando su chi lavora in primo luogo. Quindi siamo venuti a raccogliere la sua testimonianza. Com'è la situazione? Buonasera a tutti. La situazione è, come sempre, quando io vedo i giornalisti di Imperia Post, brutta. Un pochino più brutta della volta scorsa, in cui il problema è stata la chiusura e il lockdown per il Covid, perché lì avevamo una speranza che, superata la fase critica, ci sarebbe stata una ripresa, la quale ripresa, devo dire onestamente, c'è stata. Abbiamo fatto una buona estate, credo abbastanza tutti. Dopo l'estate dobbiamo affrontare il problema dei rincari delle bollette, e io porto il mio esempio: contratto bloccato con, fino a maggio, media mensile, non bimestrale, di 650-700 euro al mese, giugno 950, luglio 2136 con sicurezza, agosto oltre 2600 euro. Ora, quadruplicata rispetto alla media prima della crisi, che poi attribuiamo e attribuiscono alla guerra, a Putin, che sicuramente influirà in una certa misura, ma ormai si sente parlare sempre più spesso di speculazioni, guadagni altissimi, l'aumento porta con sé, oltre che una difficoltà oggettiva per noi, perché non abbiamo ovviamente la luce e basta, noi abbiamo comunque la spazzatura da pagare che è arrivata in questi giorni, quindi altra botta, abbiamo gli affitti, abbiamo il personale, i contributi, quindi cioè, va a incidere in maniera notevole su quello che è un'attività mediamente piccola come la nostra. Quello che è peggio e che la gente pare non capire è che non incide solo sul ristorante e sul bar, ma va a incidere su tutte le materie prime, perché le aziende, sorpresa, vanno a luce. Quindi dal panettiere, che riceverà bollette, come si è sentito, oltre 30.000 euro, e fa il pane e lo dovrà aumentare, a chi ci vende i cubi per la pizza, che banalmente anche loro hanno subito i ritocchini, la farina, che io pagavo l'ingrosso 0,75 comprandola al quintali ed è 1,20 e ne compro quintali. Questo fa presupporre che tutti i prezzi di ogni tipo di prodotto lieviteranno molto nei prossimi mesi, e che quindi la gente che oggi pare dire «Oh mio Dio, è aumentata la focaccina del bar, non ci vado più», andrà al supermercato e troverà tutto aumentato. Andrà a portare il bambino a scuola, i quaderni, le penne, tutto aumentato, perché le aziende devono, finché possono, aumentare, e quando non potranno più, perché ad un certo momento la gente non acquisterà, dovranno lasciare a casa persone. Ora, io so di un collega, un nostro fornitore, che ha ricevuto una bolletta della luce usando molti surgelatori e frighi di oltre 50.000 euro. E ora mi chiedo per quanto tempo fa fronte? Cioè, parliamo di gente che fino a ieri ne pagava 10-12.000, che non erano pochi, però riuscivi comunque a tirare avanti. Con una bolletta di 50.000 euro cosa fa un'attività? Chiude. Il signore ha dei dipendenti, ha comunque almeno 12-15 persone. Il negozietto che vende le scarpe o la gelateria di Piazza Dante, che è stata costretta a spegnere i frigoriferi, ha dipendenti, loro hanno scelto di spegnere per non lasciare a casa. Voi vedete tutta la sala illuminata, io devo dire l'ho illuminata per l'occasione. Una delle due sale è perennemente spenta perché adesso lavoro sul fuori, e il forno, una delle due camere del forno viene chiusa, spenta verso le 9:30. Stiamo valutando una chiusura anticipata intorno alle 11, perché magari si ferma. Io capisco che il cliente ha voglia di stare a parlare, magari diminuirò le luci, ecco, proprio per non
però non puoi tenere acceso tutta una faccenda, fra poco partirà il riscaldamento, qui è tutto elettrico, quindi lavoreremo solo nella salina piccola che si riscalda più facilmente, la grande moriremo di freddo noi, ma almeno i clienti saranno al caldo. I clienti in un certo momento non ci saranno più, e questo è un altro pensiero, perché quando la gente deve vivere con lo stipendio e con lo stipendio poteva starci dentro e andare due volte al mese a mangiare fuori, adesso con gli aumenti non ci sta più dentro, quindi il mangiare fuori diventerà, e siamo di nuovo punto a capo, dopo 3 anni di sofferenze per sì, dentro, non dentro, fuori dentro, col green pass e senza green pass, tutto chiuso, tutto aperto, eccoci qui, adesso questo credo sia, io onestamente sono molto pessimista su questa vicenda, vedo buio, vedo la possibilità di chiudere anche noi dopo 32 anni a 60 anni e non è facile riciclarci, come me tantissimi penso colleghi, e l'unica cosa che ci propongono è appendere le bollette in vetrina, che quando le abbiamo appese, cioè, abbiamo risolto, quando per noi commercianti forse un'azione di chiusura forzata di tutte le attività volontaria per una settimana provocherebbe un calo di domanda tale da far capire che forse è necessario correggere qualcosa, togliete l'IVA, ma toglietela tutta, le accise per qualche mese finché non si trova una soluzione, permetteteci di continuare a lavorare. Questo è. Sì, lancio questo appello perché ho sentito colleghi davvero devastati. Noi abbiamo ragazzi giovani che stanno finendo di studiare, quindi avranno un futuro in altro campo, e se io chiudo non, sì, vabbè, i soldini per i divertimenti, ecco. Chi ha dei dipendenti, dei cuochi, degli aiuto cuochi, dei camerieri, personale di sala, commesse e quant'altro, si troverà a dover lasciare gente a casa, la quale gente peserà sul reddito. Chiederanno reddito di cittadinanza, chiederanno disoccupazione finché dura, dopodiché lo Stato spenderà talmente tanto per pagare quello che forse aiutarci adesso sarebbe più conveniente un pochino per tutti. Poi io non sono addentro, quindi è una mia opinione personale questa.